RSC Radio Studio Centrale. Amici belli e soprattutto direi amiche belle, oggi in particolar modo ho il piacere di fare una chiacchierata con un uomo che, lo so, amate moltissimo, però come dice la mia mamma, e ci tengo a dire questa cosa, è un uomo serio, quindi vedete di fare le persone serie. Buongiorno Raul, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. È un piacere e fare qua. E a tutte, certo, chiaramente, no? Perché sai qual è il problema? È quando poi io preannuncio le chiacchierate che faccio nel mio salotto radiofonico, ovviamente le ascoltatrici cominciano a mandarmi dei messaggi, anche un po' molesti, devo dire, Devo farci i conti. A proposito di donne moleste, ma anche strepitosamente brave, in questo caso la tua compagna di viaggio è una donna che ha queste caratteristiche. Intendo ovviamente compagna di viaggio nella PS2 che sta per arrivare in Sicilia. Sei a fianco di Chiara Francini. Siamo già arrivati e devo dire, insomma, il pubblico ha apprezzato molto il testo, lo spettacolo. Siamo in tournée da tantissimo ormai. Ormai siete rodati, ecco, come coppia teatrale. Sì, sul palco diciamo che ormai sì, siamo abbastanza rodati. Sul palco, attenzione, perché poi so che nel privato le cose non vanno esattamente bene, perché Chiara Francini ha scoperto e parla sempre al telefono. No, non per altro, è sempre al telefono. Ah, e quindi... No, sì, lei è un po' telefonmane, sì? Quindi... Insomma, resta a volte, proprio interrompe la telefonata, lascia il telefono acceso, dice la battuta e riprende il telefono. Chiaramente no, ci mancherebbe altro. No, però il bello di questa coppia è che è realmente bene assortita, perché c'è un equilibrio delle parti che è già visibile proprio nella vostra fisicità. Devo dire che Miniero ha scelto proprio i caratteri giusti per questa commedia. Che è una commedia divertentissima e che, fra l'altro, affronta una questione immortale, Raul, perché poi, insomma, il rapporto uomo-donna, secondo me, anche fra mille anni se ne parlerà. Ne hanno parlato tutti i grandi, penso a Shakespeare, ma ne parla la nostra quotidianità, alla fine. Ma sì, siamo nati dal rapporto di coppia, quindi... Il rapporto di coppia che ha creato sempre discussioni, ha creato libri e, come dici tu, ha creato poemi e filosofie e via dicendo. È sempre un po' la continua ricerca dell'uomo, no? dell'essere, ma soprattutto con se stesso e con gli altri. Il rapporto con gli altri è sempre un po' difficoltoso, infatti. La difficoltà dei rapporti non è soltanto in amore, ma è anche in amicizia o nei rapporti di lavoro. Certo. O c'è sempre qualcosa che non va. Alla fine ti rendi conto che, soprattutto visto che parliamo d'amore noi nel nostro spettacolo, è il poi richiedere all'altro quello che manca a te. Certo. Quindi un po' la persona che ti deve accompagnare deve essere il tuo completamento. Esatto. E devo dire che in questo senso davvero il regista Luca Miniero ha fatto una scelta molto azzeccata, perché poi, Raul, io ti ho sempre visto come una persona molto pacata, questo è quello che chiaramente è la mia sensazione. Poi ciascuno di noi ti vede in modo diverso, l'artista è un po' così, no? Ha anche questo limite, se vogliamo, ciascuno di noi vi interpreta a modo proprio, vede quello che vuole vedere. Io in Raul Bova ho visto sempre una persona molto pacata, molto responsabile, molto, anche molto professionale, perché questo è un dettaglio che ha la sua bella importanza, direi. Sì, beh, assolutamente, bisogna essere molto professionali per fare questo lavoro, perché sennò, ed è anche una cosa che cercavo anche per ritornare a fare teatro, perché comunque la professionalità, l'impegno... Anche se vogliamo la costanza, perché il teatro, ecco, richiede benissimo moltissima disciplina, non c'è dubbio, ma richiede anche molta costanza, perché ci si sposta da una città all'altra, si incontrano pubblici diversi, il pubblico poi è sempre diverso da una città all'altra, è normale, le reazioni cambiano di sera in sera, ma quello che ho letto è che un tratto comune è certamente il divertimento. Il divertimento è la commedia, bisogna la leggerezza, bisogna comunque trovare sempre quel tono di leggerezza, e la commedia che facciamo noi è proprio, diciamo, parla di temi abbastanza importanti, sì,
facendo sorridere. Ecco. Un po' questo è quello, un po' le caratteristiche nostre italiane vengono fuori anche in questo spettacolo, quelle che ci hanno portato poi a essere grandi nel cinema italiano. Esatto, mondiale, no? Certo, e che ci rendono riconoscibili soprattutto. Raul, fra l'altro, mi hai dato l'occasione per ricordare un concetto a me molto caro: si può essere leggeri senza essere superficiali. Mi sembra proprio il modo migliore per definire, se vogliamo, due questa pièce che è appunto già in Sicilia e poi domani e dopodomani al Teatro Pirandello di Agrigento, il 16, il 17 e il 18 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Chiara Francini e Raul Bova sul palco. E un'ultima cosa però te la devo dire: so che Chiara è molto social e so che tu lo sei molto meno, e per questo ti faccio i complimenti, perché forse è una è generazionale, sai Raul, ti stringo la mano perché anch'io faccio un po' di fatica con i social, però ci dobbiamo arrendere un pochettino perché alla fine hanno la loro utilità. Ma guarda, ti dico la verità, i social sono molto importanti, però c'è gente che diventa dipendente, ecco, dai social. Ecco. E siccome ve lo sta dicendo Raul, non ve lo sto dicendo io che vi stresso sempre, ve lo sta dicendo Raul. Grazie Raul, mi fai un favore, capito? Che è una mia battaglia quotidiana. Il problema è che le cose che scrivi tu, che metti sul social, che comunque magari sono in questo caso Instagram, sì, e devono essere commentate, ma non soltanto dagli amici tuoi, sì, che comunque dicono magari possono condividere, ma dalle persone anche che ti odiano. Ecco, siamo riusciti a riagganciare Raul Bova perché ha detto la parola social e magicamente è caduta la linea. È arrivato un fulmine. Esatto, dall'alto. Sei stato fulminato. Io ci rifletterei su questa cosa che è successa, Raul, eh? Va bene, riflettiamo sui social. Cerchiamo di capire come potermi usare in maniera corretta, sana. È uno strumento, io dico sempre uno strumento utile, ma non facciamoci strumentalizzare dallo strumento, se no è la fine, ecco. Mettiamola così. Raul, io intanto ti ringrazio per questa chiacchierata e naturalmente abbiamo già dato appuntamento al pubblico siciliano di Agrigento e di Messina. Grazie ancora e un abbraccio forte anche ovviamente a Chiara Francini. Grazie Raul.